Buonasera a tutti e benvenuti in questo convegno che per il secondo anno consecutivo si svolge qui a Rocuti. Abbiamo cambiato titolo questa volta, Lo sport è vita, tutti i protagonisti, nessuno escluso. Quindi iniziamo adesso con i saluti, incominciamo con Don Giovanni Zampaglione, nonché sacerdote di San Lorenzo Marina e Rocuti. Un applauso. Ecco, buonasera a tutti. Nel salutare tutto il tavolo della Presidenza e ringraziare tutti i presenti per aver accettato l'invito, mi permetto di fare due brevissime riflessioni riguardante lo sport. Anzitutto, lo sport deve insegnare a dare il massimo e a dire più di così non potevo fare. In secondo luogo, una constatazione. È triste vedere a margine di eventi sportivi spettacoli squallidi e indecenti. Pensiamo alle cronache di questi ultimi giorni, alla violenza negli stadi, al razzismo. In quanto persona che ha praticato il calcio e ha calpestato tante volte diverse terrene di calcio, mi permetto di dire con forza basta, mai più violenza, mai più burrazzisti. Lo sport in tutte le sue forme deve ritornare a recuperare il senso dell'aggregazione e i valori in tutte le sue forme. Buona serata a tutti. Proseguiamo quindi con i ringraziamenti. Chiamiamo qui sul palco il primo cittadino di Rocuti, nonché il sindaco Pierpaolo Zavettieri. Un applauso. Buonasera a tutti. È uno dei pochi casi in cui il sindaco di un comune non è il primo cittadino. Io sono l'ultimo dei cittadini di Rocuti, ma sono onorato di esserlo. Sono stato adottato da questa comunità e cerco di essere, diciamo, sempre al passo con loro, con le iniziative. Difficilmente riesco a stare al passo con Don Giovanni Zampaglione. Lui è molto veloce, produce un sacco di attività e quindi cerchiamo in modo con affanno, diciamo, di stargli dietro e lo ringraziamo per la sua attività che, insomma, quotidianamente profonde per la comunità di Rocuti, ma in generale anche per le altre comunità in cui lui, diciamo, attua il suo ministero. Infatti è stato detto che è anche parroco di San Lorenzo. Noi non facciamo divisioni territoriali in senso stretto, ma cerchiamo di coabitare in modo proficuo, produttivo, soprattutto sul versante della socializzazione e quindi dello sport, senza nessun campanilismo e divisioni. Ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori di questo bellissimo incontro e li ringrazio anche per averlo voluto fare il secondo anno consecutivo a Rocuti. Ringrazio tutti i presenti, ma prima di concludere il mio saluto volevo chiamare sul palco il sindaco dei ragazzi. Rocuti, come tante altre comunità, ha eletto un consiglio comunale dei ragazzi e c'è un sindaco dei ragazzi o mini sindaco, in questo caso è mini sindaco perché, diciamo, non è altissimo, ma crescerà, buonissime prospettive per il futuro. Lo invitiamo a salire sul palco per fare un saluto. E io nel frattempo che ci raggiunge il mini sindaco, o sindaco dei ragazzi, forse è più carina come una volta si diceva baby sindaco, adesso è stato modificato, insomma, la terminologia è stata modificata. Volevo ringraziare tutti i presenti, vedo la squadra di Reggio Calabria che è compatta con le divise in modo disciplinato, tanto da rappresentare meglio lo sport anche figurativamente. Però ringrazio anche sia l'assessore alla cultura, Leonella Stelitano, che è qui con me oggi, e il delegato allo sport, Orlando Cento. Li ringrazio particolarmente perché loro si fermeranno per tutto il tempo. Noi abbiamo diviso un po' i compiti, avevamo delle altre scadenze per cui io dovrò andare. Immagino che loro sappiano ascoltare e rappresentare, insomma, meglio di me quanto è necessario. Lo sport è vita, io solo giusto per condividere questa bellissima, semplice, bellissima frase, dico che è così perché lo sport, diciamo, traduce quello che è il movimento. Il movimento è scientificamente vita, diciamo, senza del quale noi
potremmo, perché anche chi è più statico di tutti comunque produce un movimento senza il quale appunto c'è la morte, insomma, del soggetto. Quindi in ogni caso produce un sacco di cose positive. In questo caso noi lo stiamo discutendo e credo che il confronto verterà soprattutto sui momenti di socializzazione, di aggregazione, sull'utilità quindi sociale che lo sport ha, al di là del benessere fisico, e quindi un'utilità indiretta anche sul sistema sanitario nazionale, non dimentichiamolo, che quindi è molto utile anche a questo. Ma lo svago, il fatto che uno provi piacere, quindi viva, diciamo, bene anziché male, insomma ci sono tutta una serie di aspetti che non si possono riassumere e telegrafare, insomma, in modo così come un flash, che voi sicuramente rappresenterete meglio di quanto abbia potuto fare io. Io appunto mi limito qui a un saluto, passo il microfono al mio collega Under, quindi oggi abbiamo fatto la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Là ci sono tutti gli assessori, i mini assessori e i mini consiglieri, il mini presidente del Consiglio, e abbiamo già individuato, con i punti all'ordine del giorno che loro hanno scelto, abbiamo già individuato un percorso comune e ci siamo impegnati a sostenerli economicamente laddove serve, ma soprattutto nell'indirizzarli e nel cercare di guidarli sempre con prevalenza di finalità sportive, perché guarda caso loro possono spaziare un po' su tutti gli ambiti, che sono quelli culturali, quello dell'arricchimento così delle strutture, su tutte le materie, le categorie sociali, ma alla prima domanda fatta dal coordinatore del Consiglio, quali punti volete proporre per oggi, loro guarda caso sono partiti dal campetto, insomma, e quindi questo è un fatto positivo, ci fa ben sperare anche per un ricambio generazionale in ambito sportivo. Quindi vi saluto, cedo la parola a lui, non ti emozionare, non lo fai mai, sei stato sempre pronto, e io vi seguo da giù finché potrò fermarvi. Grazie ancora per essere qua. Se hai bisogno puoi leggere, ma poi... Buonasera a tutti, siamo qui riuniti questa sera per parlare dello sport. Secondo noi lo sport è sia occasione di gioco, ma anche occasione di crescita, conoscendo nuove persone e facendo tante amicizie. Oggi per me è un'occasione molto importante, ringrazio tutti voi per l'invito. Ringraziamo anche il baby sindaco. E continuiamo con i saluti, può salire sul palco il consigliere dello sport Orlando Cento. Grazie Domenico. Buonasera a tutti, grazie mille di essere qui intervenuti oggi e ringrazio a voi innanzitutto. Innanzitutto vorrei dire viva lo sport, e qua dovete concedermi un applauso per lo sport. Lo sport è vita, è una cosa che per me è stata fondamentale nella mia vita per poter avere degli amici, e come diceva il baby sindaco, è vero, è un'occasione per trovare e magari affiatarsi con altre persone. Io personalmente conosco a Clementina, conosco ad Antonio Cormaci, a voi un po' meno, mi dispiace, ma Clementina è stata sempre una che sul territorio ha dato tanto sullo sport, e anche Antonio, che allena anche mio figlio, dunque per me è veramente una gioia averlo qui a Rocuti. Sarò breve, non sarò come qualcun altro che ha detto di essere breve, ma non lo è stato, giusto sindaco? Poi, poi ringrazio Don Giovanni Zampaglione, che non lo vedo più, dov'è Don Giovanni? Don Giovanni, che purtroppo è juventino e per questo non ho che fare, però viva lo sport un'altra volta. Grazie, grazie. Proseguiamo la lunga lista dei saluti. Può salire sul palco Ivano Verducci, componente associazione Oltre il Sipario.
Grazie, grazie a tutti i convenuti, buonasera a tutto il pubblico in sala. Io faccio parte dell'associazione Oltre il Sipario, che dal nome già si capisce dall'idea che siamo oltre il sipario, nel senso che non facciamo soltanto teatro ma anche convegnistica in genere. Abbiamo organizzato tanti altri convegni, abbiamo aiutato Don Giovanni. Lo sport che intendiamo noi è quello per ogni individuo, deve essere una fonte di miglioramento interiore, uno sport per tutti. È bello oggi avere qui la squadra del basket, vero, in carrozzina, di Lazzaro, se non sbaglio. Io vorrei finire, diciamo, concludo velocemente, lascio da parte tante cose, concludo con delle parole di De Coubertin. Il giorno in cui lo sportivo smetterà di pensare prima di tutto alla felicità che il suo sforzo gli procura e l'ebbrezza dell'equilibrio tra potenza e fisico che ne deriva, il giorno in cui lascerà che le considerazioni sulla vanità o sull'interesse prendano il sopravvento, quel giorno i suoi ideali moriranno. E come diceva Zanardi, un altro grande che ultimamente vediamo, a me piace, ricordo già da piccolo quando c'erano le Olimpiadi a Los Angeles o in altri posti, mi alzavo la notte per vederle. Ultimamente le paraolimpiadi gli atleti hanno raggiunto dei risultati incredibili. Diceva: la vita è degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità incredibili per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni. Quindi auguri di buon convegno, credo che quello che sentiremo oggi sarà interessantissimo. Grazie. Ringraziamo Ivano Verducci e andiamo a chiudere la lista dei saluti con Giovanni Villari, nonché componente federale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Buonasera a tutti. Tanto un saluto al tavolo della Presidenza, saluto a voi tutti, ringrazio Don Giovanni per l'invito fatto qualche giorno fa, vi manda i saluti il Presidente regionale del CONI Maurizio Pondicotri, che purtroppo questa sera ha una manifestazione a Vipo Valentia e non è potuto essere presente. Ringrazio di vero cuore i ragazzi del basket in carrozzina, che merita tutto. Complimenti a queste iniziative dello sport, perché cioè, quando si organizzano queste cose, onestamente a me personalmente fanno piacere. Ringrazio tutte le società sportive che in questo momento e di questi tempi particolari credo che fare sport è molto difficile, perché ci sono dei sacrifici enormi. Io mi auguro che questa manifestazione, queste iniziative sportive, che siano calcio, che siano culture, che siano supportati, cioè nel senso che c'è chi ha voglia, non ne abbandonarli. Io voglio dire solo una cosa, perché ci tenevo stasera a dirla, c'è il rogo di calcio. Rogo di calcio, l'anno scorso, cioè quest'anno, non ha fatto attività sportiva. Io onestamente ho preso un rimprovero, perché l'anno precedente loro hanno fatto il campionato di terza categoria, quest'anno non l'hanno fatto. Però io mi sono giustificato, perché effettivamente quando una società sportiva non ha gli attrezzi, non ha gli impianti sportivi, non parlo anche solo di Rovudi perché non c'è, però dare la possibilità a questi ragazzi, a queste associazioni che possono continuare a fare, non fare un anno e poi magari così. Io capisco, perché qua c'è gente che fa calcio e le condizioni in questo momento sono un po' critiche, però c'è la buona volontà di fare.
Condivido quello che ha detto Don Giovanni per quanto riguarda il discorso di queste vicende che succedono negli stadi, e onestamente dispiace veramente, perché no, non sono cose che si possono sopportare. Io mi auguro che in questa zona si sta crescendo, sentendo delle interviste fine post partite e tutto il resto, si sta crescendo un pochettino, però dobbiamo fare ancora molto 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 di più, perché che sia fatto che non succedano più queste cose, assolutamente. Quelle ingiurie verso gli arbitri, quelle ingiurie verso, non vanno bene, vi garantisco che non vanno bene. Già ci dipingono in Calabria in una certa maniera, poi figurateci che poi le altre parti succedono delle cose molto grosse, magari 2 o 3 giorni si parla e poi si finisce. Comunque, in ogni caso, io chiudo, ringrazio veramente di cuore per l'invito e mi auguro che queste iniziative sportive che si possono portare avanti con l'aiuto di tutti. Grazie, buona serata. Ringraziamo Giovanni Villari e aggiungo io che quest'oggi non si parla solamente di calcio, ma come detto anche dal titolo dell'evento, tutti i protagonisti, nessuno escluso. Infatti passo a presentare quella che è la presidenza. Dalla mia sinistra Clementina Tripodi, segretario ufficio pastorale dello sport. Continuando abbiamo Davide Oliveri, nonché l'allenatore dell'ASD Futsal Femminile Mediterraneo, squadra che milita nel campionato di Serie C. Antonio Cormaggio, allenatore del Borgo Grecanico, squadra che milita nel campionato di calcio a 11 prima categoria. Paolo Rappoccio, nonché presidente della Volley Region Femminile, squadra che milita in B2. Questa squadra è una squadra di Reggio Calabria. Proseguendo abbiamo Antonio Cugliandro, allenatore del basket in carrozzina Reggio Calabria, squadra che milita nel campionato di Serie B. E alla fine, non per meno importanza, ma per postazione, abbiamo Anna Barbaro, nonché medaglia di bronzo agli europei di paratriathlon. Ho cercato nel bene e nel male di fare più di uno sport. Mi dispiace per chi se l'abbia sentita che oggi qui non è presente su questo palco, però magari più in là faremo altri convegni sportivi fuori dal comune di Rocuti e magari sarà su questo palco. Quindi per ordine diamo la parola a Clementina Tripodi, ricordando che è il segretario dell'ufficio pastorale dello sport. Grazie e buonasera. In realtà doveva esserci Don Nuccio Cagnizzaro, che sicuramente avrebbe detto meglio rispetto alla visione dello sport per la Chiesa. Io insomma ci provo in maniera molto breve, visto che siamo in tanti a dover parlare e visto che, conoscendo alcuni degli amici qui seduti accanto, avranno sicuramente qualcosa di interessante da dire, anzi di molto interessante rispetto alle loro esperienze. Io rappresento l'ufficio della pastorale per lo sport, turismo e tempo libero della diocesi di Reggio Calabria. Questo ufficio che è esistito da tanto tempo, però un pochettino era un po' morto già, diciamo fino a 2 anni fa non faceva grande attività in diocesi. L'anno scorso il vescovo si è premurato di riattivare l'ufficio, nominando di nuovo direttore Don Nuccio Cagnizzaro, e quindi da gennaio dell'anno scorso abbiamo iniziato a svolgere delle attività di formazione all'interno della diocesi. E questo perché? Perché la Chiesa, anche se magari non sembra, ha sempre visto lo sport come modello educativo per i giovani. Non a caso abbiamo anche diversi enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana, parliamo della PGS, delle ACLI e del CSI. E quindi diciamo che in qualche modo lo sport cristiano viene svolto, però questo non basta, poiché è necessario che la Chiesa in prima persona
si occupi della, della formazione sportiva. E questo, diciamo, appare oggi più evidente proprio da un documento che è stato formulato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Ho portato questo documento perché leggendo il titolo del convegno Lo sport e vita mi sono ricordata che questo Dicastero ci ha dato uno strumento formidabile per la formazione, ed è un documento sulla visione cristiana dello sport e della persona, si intitola Dare il meglio di sé. Bene, ci spiego un po' cos'è lo sport cristiano, no? Vi dico, lo sport è libertà, regole, creatività, collaborazione, sacrificio, gioia, armonia, coraggio, uguaglianza, solidarietà, proprio perché la Chiesa si è resa conto che in realtà gli oratori, le parrocchie, sono veramente dei luoghi educativi formidabili, forse dei luoghi educativi che devono essere riqualificati, ripresi, riattivati, perché probabilmente negli ultimi anni sono stati sempre un po' messi da parte e non considerati nel loro giusto modo. Ricordiamo per esempio Don Bosco, che accoglieva a sé i giovani attraverso lo sport. Per cui l'ufficio sport si è premurato in questo anno di cercare di fare rete, di collaborare anche con altri enti. Abbiamo proprio la settimana scorsa finito un corso per operatori pastorali, operatori sportivi in parrocchia, che ha visto la partecipazione anche del CONI e del CIP, il Comitato Olimpico Paralimpico Italiano. Proprio perché ci rendiamo conto che all'interno delle parrocchie è necessario sia avere dei volontari, che ringraziando il Signore ancora ci sono, ma dei volontari qualificati, e quindi abbiamo cercato di capire come formare gli educatori attraverso appunto l'attivazione di questi corsi. E poi sembrerà anche un po' scontato, però dopo tanti anni abbiamo pensato di fare la messa dello sportivo, la messa di Natale, la messa di Pasqua. Devo dire che magari può sembrare banale, però è stato un segno, perché lo sportivo si parla di sport cristiano, ma in realtà poco si pratica, poco si mette in atto. Quindi quest'anno diciamo l'idea è proprio quella di formare non solo gli educatori pastorali, ma di proporre anche un cammino che possa coinvolgere i sacerdoti. In questo poi Don Giovanni Mari ci aiuterà, proprio perché più dei laici i preti dovrebbero rendersi conto che avere un luogo di sport, che deve essere un luogo di gioco, è fondamentale per l'educazione dei ragazzi. Anche perché le parrocchie, più di ogni altro ente, sono il luogo naturale di integrazione, il luogo in cui ogni ragazzo può essere accolto e può sentirsi a casa. Quindi ecco un po' questo. L'altra attività che svolgeremo in questi anni, in questo anno, è quello di coinvolgere i ragazzi del corso in attività sportive vere e proprie, quindi attraverso l'organizzazione di eventi nelle varie zone pastorali. Questo è quanto. Passo, quindi ringrazio il Domenico e Don Giovanni per l'invito, e porto i saluti di Don Nuccio, non l'ho detto, e dico anche che abbiamo fatto di tutto per esserci, proprio perché è veramente piacevole che un prete si prodighi tanto per parlare di sport, quindi ben vengano e saremo presenti quando vorrete. Questo appunto succede quando la religione e lo sport si uniscono.
Ricordo innanzitutto di ringrazio Bruno Taverna con Melito TV Radio Studio 95. Ricordo che all'entrata c'è un sorteggio di 3 euro di due gioielli offerti da Alessia Teocle e Paolo Neri. Il ricavato andrà alla chiesa di Rocuti. Continuiamo a parlare di sport, questa volta cambiamo sport, passiamo a quello che è il futsal, nome che a Melito è da tanti anni che non si sente più parlare, purtroppo, ahimè, né sia a livello maschile né sia a livello femminile. Do la parola a un melitese doc, nonché Davide Oliveri, allenatore della SD Futsal Femminile Mediterraneo. Buonasera, buonasera a tutti e grazie Domenico per l'invito, e grazie al sindaco, grazie a tutte le associazioni che hanno contribuito a questo evento. Vorrei solo prima di tutto collegarmi a quello che diceva Clementina sul modello educativo dello sport. Diciamo che la cosa è una sacrosanta verità. Lo sport è vita per i giovani. Perché modello educativo? Perché ci insegna a rispettare le regole. Prima di tutto va visto essenzialmente come diciamo un sano, un rapporto armonioso ed equilibrato con noi stessi e dopo questo anche con le persone che ci stanno accanto. E grazie allo sport che riusciamo a relazionarci con le altre persone, soprattutto con lo sport di squadra. Io parlo essenzialmente ora per diciamo il futsal o comunque tutti gli altri sport. E ci permette di andare a capire cos'è il rispetto delle regole e quindi il ruolo di chi insegna e di chi impara. Ci permette di capire soprattutto che cosa significa spirito di sacrificio, capire che cosa significa aiutare il compagno o la compagna quando si trova in difficoltà, capire quello che è l'impegno da mettere per raggiungere un determinato obiettivo, un traguardo, e soprattutto direi anche che nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una, tra virgolette, sconfitta, perché poi non è una sconfitta, ci dà e ci insegna con quale forza bisogna affrontare il futuro e andare a raggiungere quello che è poi il nuovo obiettivo. Su questo forse c'è qualcuno qui presente che può darci veramente una lezione di vita. Vedo essenzialmente lo sport e sono contento, dico, che forse ora sono usciti un po' tutti quei ragazzini che erano qui. Essenzialmente lo vedo anche come non solo motivo di aggregazione, ma soprattutto come riuscire a superare quelli che sono i limiti dell'integrazione, io direi, ma di ognuno di noi, soprattutto andando a guardare quello che è il rispetto reciproco tra compagni e soprattutto con gli avversari. Ci insegna quella che è la lealtà, ci insegna nel nostro caso quando andiamo a tra virgolette perdere una partita, dare la mano all'avversario e fare i complimenti e da loro imparare. Insomma, è proprio un modello educativo. Per quanto riguarda, tu hai accennato, no, al fatto che il futsal manca qui a Melito da molto tempo. Questo è un dolore che sinceramente io da cittadino del posto porto dentro, ma penso anche i qui presenti tutti. Ecco. Dispiace perché abbiamo lasciato, avevamo una squadra maschile in Serie B nazionale, una squadra femminile in Serie A nazionale ed è un peccato veramente. Non voglio, ecco, ritornare al fatto della mancanza di strutture o altro. Però se ci si impegna con il cuore, con il sacrificio, lasciando perdere, ecco, quelle che forse nel nostro territorio c'è di sbagliato, secondo me si può ritornare ad essere, a calcare anche i palcoscenici importanti, partendo sempre dal basso, perché qui nel territorio ci sono delle persone
che hanno dei valori e che hanno sempre portato lo sport in prima persona davanti a tutto. Che dire, io adesso sono allenatore di una squadra femminile a Reggio Calabria, SD Mediterraneo in Serie C, sono contento del gruppo che ho, mi auguro, ecco, che non sia la sola e che da qui a non molto tantissime altre squadre e altre ragazze e ragazzi possano avvicinarsi a questo sport proprio per andare ad abbracciare quei valori di cui parlavo prima. Ti faccio i complimenti a tutti per questa iniziativa. Mi dispiace, ecco, vedere molte sedie vuote, perché sarebbe stata, ecco, un'opportunità per poter capire veramente che lo sport è vita per tutti. Grazie. Ringraziamo te, Davide, perché so che hai dovuto posticipare l'allenamento, quindi sei libero di andare quando vuoi, tu hai il permesso di andare quando vuoi. Proseguiamo ancora con sempre parlando di calcio, questa volta calcio a 11, e lo facciamo con una persona che ci sono altre società qui nel territorio. Voglio ricordare il Giare, che riguarda anche i giovani, la calcistica Spinella e la polisportiva Melitese, che milita nel campionato di seconda categoria, che ha formato quest'anno anche una juniores. Però credo che, a mio avviso, colui che porta un numero di 300-350 persone al campo è Antonio Cormagi, nonché allenatore del Borgo Greganico, che milita in prima categoria. L'altra volta, in un recupero, se non erro era il 6 gennaio, un recupero contro la Propellaro, passando dal campo, io andavo verso Reggio a seguire un altro match, passando dal campo le macchine arrivavano allo spaccio e alla colonnina. Ai tempi della Valle Greganica c'erano questi tempi, tutte queste macchine, tutte queste persone al campo. Quindi do la parola adesso a lui e ci potrà dire anche qualcosa su quello che è il calcio femminile a Melito. Grazie a tutti. Mi scuso per la voce, ma sono reduce da una partita di allievi giocata fino alle 5, quindi voglio ringraziare Don Giovanni Zampaglione che mi ha invitato e ci ha tenuto, perché questa iniziativa ci accomuna la passione per la Juve, quindi ho detto di sì anche per questo. Non è facile fare sport qua da noi, sia per mancanza di strutture, sia per mancanza di volontà. Poi i ragazzi di oggi spesso sono più attratti dallo smartphone, dalla PlayStation, e magari noi ci ritroviamo a dover, tra virgolette, inseguire, e poi vedo invece ragazzi che fanno sport con disabilità, che danno tutto, e questo mi fa riflettere e mi fa pensare che a volte la vita magari non è giusta, perché su tante cose bisogna lavorare partendo anche dalla mente, e non per fare sport ci vogliono tante qualità. La nostra associazione è un'associazione che è nata da poco, abbiamo tutte le squadre di tutte le categorie, dai bambini di 5 anni fino ad arrivare alla prima squadra. Abbiamo, per allacciarci al discorso dell'integrazione, vari ragazzi che provengono da varie nazionalità, sia nel settore giovanile che nella prima squadra, dove addirittura abbiamo da 2 anni un ragazzo che proviene dalla Nigeria, che è un ragazzo che è sbarcato 3 anni fa in Italia, e l'abbiamo accolto e stiamo cercando di integrarlo in tutti i modi, anche perché dopo 3 anni è uscito fuori dal progetto dello SPRAR, e quindi stiamo cercando di aiutarlo anche sotto l'aspetto del lavoro, tenerlo impegnato, perché è sempre un ragazzo di 19 anni che si trova a chilometri di distanza, e quindi per lui lo sport in questo caso è vita, perché trova amicizie, trova persone che fanno il tifo per lui, e quindi
giocare in uno stadio, come dicevi tu, con 400-500 persone che ha una sua azione, magari gli battono le mani, o è una cosa che racchiude tutto il discorso dello sport, perché lo sport è vita per lui, e in questo momento che non ha lavoro, secondo me è praticamente l'unica cosa che lo tiene vivo. Per quanto riguarda poi il discorso delle strutture, sappiamo benissimo che fare qualsiasi cosa da noi ci vuole il doppio della fatica per avere forse nemmeno la metà di quello che fortunatamente magari hanno al nord, anche nelle scuole. Tutte le scuole sono provviste di palestra, di stadi, magari di campi di calcio, e noi invece lavoriamo a volte e ci vuole molta pazienza, dividiamo anche il campo negli allenamenti con altre società, quindi che magari con le quali non andiamo proprio d'accordissimo, quindi facciamo il doppio della fatica pure in questo, quindi dobbiamo però continuare a farlo, dobbiamo cercare di aiutare e insegnare i valori dello sport a tutti i ragazzi che ci passano davanti. Penso che anche tu, Davide, purtroppo abbiamo anche ragazzi con problematiche, e quindi dobbiamo cercare di aiutarli e insegnarli i valori dello sport e le regole soprattutto. Essenzialmente le regole, poi si vince, si perde, questo piace a tutti vincere, però si può vincere sempre. Un'altra domanda che voglio fare a mister Cormaggi riguarda la squadra femminile: si farà, non si farà? La nostra volontà è di farla. Noi abbiamo circa 25 ragazze che hanno accettato di provare, ovviamente col discorso del futsal, tutti hanno giocato a futsal, noi vogliamo fare invece una squadra di calcio a 11, che è ancora più complicato, molti hanno paura di non essere in grado di giocare calcio a 11, mentre a 11 forse è più semplice, tu che hai giocato sia a calcio a 5 che a calcio a 11 sai benissimo che forse magari un giocatore scarso negli 11 lo metti, 1 a 5 già ti crea problemi, quindi stiamo cercando, abbiamo iniziato qualche allenamento, l'abbiamo fatto, vediamo, ormai per un altro anno cercheremo di provare a, magari anche con l'aiuto di Davide che allena una squadra femminile, se c'è qualche ragazza che anche, perché abbiamo avuto delle ragazze che venivano da Reggio ogni allenamento ed erano sempre presenti, il problema non erano presenti magari quelli che abitavano vicino al campo. Ti interrompo subito, c'è una giocatrice mia lì che già io. Sì, io ho un difetto, non mi piace tantissimo il calcio a 5, non l'ho voluto mai allenare, mi piace il calcio a 11, ma non me ne vogliono né tu né... No. E ho cercato di fare questa squadra perché con le problematiche che c'erano, perché poi ci sono poche squadre in Calabria, quindi saremmo stati costretti ad andare a giocare a Catanzaro, a Lamezia, insomma, però io lo vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ho detto vabbè, 4 trasferte le possiamo fare, non sono 100. Ringraziamo mister Cormaggi che oggi ha giocato una partita con gli allievi e ha perso, no scherzavo, ha vinto con un risultato di, lo possiamo dire? Ok, non lo diciamo. Andiamo avanti e questa volta cambiamo ancora una volta sport, si parla di volley, purtroppo a Melito di pallavolo non si parla più, quindi ho deciso di spostarmi verso nel Reggino, ho detto io, vediamo, troverò qualche squadra, ho trovato più di una squadra per andare a seguire, quindi ho detto io vabbè, andiamo. Lo scorso anno ho iniziato le ultime due partite, ho seguito quella che è la Volley Region, lo scorso anno, due anni fa, 2017, era nel campionato di Serie C, io non sapevo l'esistenza di questa squadra, lo ammetto, erano le ultime due giornate e giocavano contro una squadra, adesso non ricordo il nome,
se vincevano quel match salivano in B2, la B2 era a livello nazionale. Vabbè, andiamo a vedercela sta partita. Beh, hanno vinto, mi sono messo d'accordo col presidente che da quest'anno, 2018, ormai siamo nel 2019 quest'anno, vabbè, dalla prima giornata tutte le partite in casa io ero presente ed eccoci qua. Siamo insieme qui al presidente Paolo Rappoccio della Volley Region, a questo punto do la parola a lui. Buonasera, buonasera a tutti, ringrazio tutti i presenti e soprattutto gli enti per questa manifestazione. Sì, ormai come hanno detto bene o male quasi tutti, lo sport può essere definito, deve essere definito come una fonte di apprendimento a 360 gradi su tantissimi aspetti. Sicuramente il problema delle infrastrutture nel territorio non è un mistero, però sentendo appunto questi episodi comunque di condivisione e di coesione tra varie comunque società mi fa ben sperare in un futuro migliore soprattutto per lo sport qui in Calabria. Che dire, io sono appunto presidente della società Region Volley, una società da poco, che però penso di parlare a nome di tutti, di mia zia Nina che non è potuta essere qui perché è all'estero, del preparatore atletico, dell'allenatore. Sicuramente siamo sopra le aspettative in quanto siamo al terzo posto del campionato in zona playoff e comunque speriamo che vada tutto per il meglio. Sicuramente lo sport per i giovani, fatto dai giovani, infatti la società ha creato una nuova divisione under 18 che è allenata e gestita da una nostra giocatrice che è Ivana, questo perché comunque crediamo nei nuovi talenti, cerchiamo di dare comunque una speranza, un futuro e una base a quei ragazzi che comunque cercano un qualcosa nella città, però non trovano. Finisco ringraziando tutti quanti, tutte le infrastrutture, soprattutto tutto lo sport in un click per il costante lavoro a livello di informazione mediatica dello sport. Grazie. Volevo inoltre ricordare che domani ci sarà il match Borgo Greganico Bianco, mentre domenica ci sarà il match Volley Region ARD Palermo per l'ultima di andata. Proseguiamo il nostro lungo calvario, questa volta cambiando nuovamente sport, parlando del basket, ma forse voi sapete il basket tutti, NBA, Serie A, cose varie. A Reggio c'è anche una squadra di basket in carrozzina. Già è difficile fare canestro da alzati, figuriamoci su una carrozzina. Anche io, come la Volley Region, solo lo scorso anno ho scoperto questa squadra. Ho detto, vabbè, giocano al Pala Calafiore, andiamo a seguircela. Il match, se non erro, era contro Panormus. Il primo match che Palermo. Hanno vinto di oltre 20 punti se non sbaglio e ho detto vabbè dai, dopo hanno perso vabbè playoff nazionali, quest'anno hanno rifatto la squadra e sono i primi in classifica, imbattuti se non erro, e do infatti la parola al mister Antonio Cugliandro. Grazie a tutti per l'invito, grazie a Don Giovanni, a Domenico che casualmente ci siamo conosciuti l'anno scorso attraverso i social e si è affezionato subito alla nostra squadra e da allora non ha mai smesso di seguirci e ti ringrazio veramente perché il nostro è un mondo veramente difficile da capire, da comprendere da parte di tutti perché si pensa sempre alla disabilità come se fosse, non lo so, una cosa soprattutto nel nostro territorio, perché
abbiamo una mentalità, diciamoci la verità, un po' chiusa. Lo vediamo sempre come se questi poveri disabilini, non lo so, come se fanno tenerezza certe volte. E invece alla fine poi ci ritroviamo davanti dei campioni che ci dimostrano tante volte che la vita va ben oltre. E loro sono veramente l'esempio che da ogni caduta ci si può rialzare, che non esistono barriere di nessun tipo, soprattutto quelle mentali che ci frenano tante volte. Noi siamo la squadra, sì, di Reggio Calabria, ma siamo di basket in carrozzina, ma siamo gli unici in Calabria. Come Reggio Calabria Basket in Carrozzina esistiamo da 3 anni, abbiamo atleti ed atlete, perché il nostro è uno sport che a livello sociale è considerato il più completo al mondo, perché unisce uomini, unisce donne, unisce tutti i tipi di disabilità motoria, e anche per questo prima si parlava di sport di squadra. Nel nostro sport poi si aprono altre porte, che sono anche quelle del non solo del confronto a livello di sociale, di fare amicizia eccetera, ma anche di confrontarsi come differenze di disabilità, perché ci si ritrova con atleti che hanno magari disabilità come, non so, amputazioni o paraplegici, poliomelitici eccetera eccetera. Quindi anche tra di loro, nel momento in cui vanno a confrontarsi facendo appunto team, squadra, riescono non solo a fare amicizia ma anche ad abbattere quelle, diciamo, barriere che li fanno diventare e rendere autonomi. Soprattutto noi da poco abbiamo avuto un'esperienza bellissima, che è stato dal 2 al 5 gennaio abbiamo avuto la fortuna di essere partnership del Candido Junior Camp, del famoso direttore, ex direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò. E qua a Reggio Calabria c'è stato questo camp per ragazzini dagli 8 ai 22 anni. Loro, tante volte, i ragazzini soprattutto, hanno difficoltà a staccarsi dai genitori, o i genitori hanno difficoltà a staccarsi dai loro figli, a farsi, non lo so, la doccia da soli o a dormire fuori casa senza i propri genitori. Questa esperienza è servita tantissimo per incominciare a diventare appunto indipendenti, autonomi. Noi con lo sport, con questo sport, riusciamo non solo a fare questo, poi vabbè, poi nel mio caso devo cercare anche di renderli autonomi in campo come allenatore, quella forse è la parte più difficile. E niente, sì, lato sportivo, noi non siamo abituati, te lo dico sinceramente, ho sentito qualche lamentela fino ad ora, è ovvio, come il nostro territorio è difficile in tutti i campi, tutte le attrezzature, il lato dell'impiantistica, a noi non piace lamentarci, perché noi cerchiamo di... Se ci mettiamo a paragonare le nostre difficoltà a quelle dello sport per i normodotati, cioè basta pensare che qualsiasi cosa nel campo della disabilità costa 100 volte tanto. Noi non basta comprarci un paio di scarpe e allacciare i lacci per andare a fare una partita, ma dobbiamo avere la carrozzina e tante cose, le barriere architettoniche da considerare, i bagni, abbiamo un'infinità di cose che dobbiamo considerare, e i costi non ne parliamo. Forse pure per questo siamo l'unica squadra in tutta la Calabria, perché è difficile che ci siano altre realtà. E consideriamo anche che da Roma in giù esistono veramente poche società. Il basket in carrozzina è da tantissimi anni che esiste in Italia, ma sì, da tantissimi anni sempre da Roma in su. Infatti la Serie A è composta solo da società del Centro Nord. Noi quest'anno, lo dico sinceramente, puntiamo alla promozione, alla Serie A. Non so. Abbiamo composto una squadra che veramente è piena di campioni, sia
livello non solo italiano ma europeo e mondiale, che hanno vinto veramente tutto. Qualcuno dice io, ma ha iniziato l'anno scorso lui, vabbè. Abbiamo due atlete donne che giocano in nazionale italiana femminile, sono tutte e due di Reggio Calabria e ne siamo orgogliosi di questo. Abbiamo ex campioni europei, paralimpici, comunque che hanno partecipato alle Paralimpiadi. Abbiamo due nazionali lettoni e abbiamo appunto atleti che vengono da più parti, sia d'Italia che d'Europa. Il nostro sogno sarebbe quello di avere più atleti del nostro territorio e sempre attraverso il Candido Cannavò questa esperienza. Purtroppo abbiamo vissuto una esperienza negativa, che è quella, noi volevamo dare la possibilità appunto a ragazzi del nostro territorio di avvicinarsi a questa realtà, non solo appunto per fare sport, che comunque lo sport fa sempre bene, che sia poi basket in carrozzina o nuoto o triathlon o qualsiasi altro sport, fa sempre bene. Però abbiamo avuto veramente tante porte sbattute in faccia da parte dei genitori, perché chi magari non lo so, c'è sempre questa cosa di tenere i propri figli chiusi in una campana di vetro, come se il figlio disabile deve stare a casa perché non so che cosa è. Hanno questo modo possessivo di vedere il mondo, come se là fuori c'è subito qualcuno pronto a fare del male. Non è così, perché lo sport può fare solo bene. Certo, chiaramente li prepara per il futuro. Niente, è stata veramente una delusione per noi, però ovviamente non ci abbattiamo, perché ripeto, noi non ci fermiamo mai, ci rialziamo sempre. Continueremo per la nostra strada. La nostra speranza, ripeto, è di aggiungere sempre più ragazzi nel nostro territorio e niente, allargare la nostra famiglia, che poi gli obiettivi, quelli di sportivi, sono sì sono importanti, ma sono secondari. Grazie. Su questo non devo aggiungere nulla, perché ha detto tutto il mister, quindi il coach, scusate, il coach. Già fare un solo sport in queste condizioni è difficile, farne due è difficile, farne tre? Domandateglielo ad Anna Barbaro, che è campionessa. L'altra volta mi ha corretto, non sono campionessa, mi ha detto, sono medaglia di bronzo agli europei. Cioè, è poco. Spezzo una lancia, allora, ti ho corretto, però ti ho detto pure, chissà che può essere un auspicio, quindi non si sa mai, no? ma a parte gli scherzi, l'ho conosciuto per caso domenica e mi è piaciuto comunque venire qua a intervenire. Il tema è abbastanza vario, direi, lo sport è vita. Diciamo che in questo periodo è la mia vita, ormai è diventato parte della mia vita. Se pensiamo che io sono partita quasi 8 anni fa, per dire l'età esattezza, che ero una persona che faceva tutta altra vita, cioè ero una musicista, ingegnere, lo sport non faceva parte della mia vita. E poi 8 anni fa ho iniziato a praticare sport. Sicuramente lo sport mi ha dato lo stimolo giusto per vivermi la mia quotidianità in pieno nel momento in cui ho perso la vista. Però non nego che comunque ci sono state altre cose che mi hanno aiutato in questo. Io nel mio percorso posso dire che lo sport mi ha dato tanto, mi ha aiutato, ho vinto tanto, cioè realmente ho tante date, vi potrei dire tutte le date possibili,
Però forse le soddisfazioni più grandi non si hanno quando vai a fare un europeo, un mondiale, eccetera, ma è nella quotidianità. C'è la vittoria più grande per me, ma credo è la vittoria più grande che lo sport può dare, è quella comunque di aiutarti nella vita e nella quotidianità, di fare capire a tutte le persone che comunque ci si può migliorare e lo sport aiuta a migliorare. Io solitamente, per fare capire come si possono superare tutte le barriere e tutte le difficoltà che si hanno, faccio un esempio proprio sul mio sport. Io, essendo non vedente, faccio il triathlon con una guida, con una persona che mi accompagna, quindi una persona che vede per me. Vedete, proprio l'unione tra me e la mia guida, quindi la persona che non vede, quindi per le persone io sono una persona disabile, è una persona normale, quindi un normo, cioè l'unione tra i due abbatte una disabilità, sia la mia che la sua, perché lei pure si trova in difficoltà. Quindi io do a lei e lei dà a me. Quando vinciamo, noi vinciamo insieme in team. Tutti dovremmo ragionare così, secondo me, per abbattere tutte le barriere mentali o quelle che comunque ci creano nella quotidianità. Questo è lo sport, secondo me, e questo è il simbolo migliore per fare capire come si può abbattere tutto. Sì, ci sono difficoltà, però insieme, unendoci, le possiamo superare tutte, secondo me. Vuoi parlarci proprio delle tue sensazioni che hai provato quel giorno in cui ti sei svegliata e non vedevi più i colori, come hai detto tu nell'intervista scritta? Vi dico che io ho vissuto un periodo in cui avevo paura di addormentarmi, perché non sapevo l'indomani come mi sarei potuta svegliare, se quando mi sarei svegliata avessi di nuovo visto cosa avrei visto. E il fatalità che io ho perso la vista il giorno del mio compleanno, e fatalità vuole che il giorno del mio compleanno ho fatto una gara di nuoto, la mia prima gara di nuoto in Calabria. Non lo so queste fatalità, però io ho segnato tutte le date nel mio percorso, quella è stata una data importante, però so che a quella data ce n'è un'altra ancora più importante che mi è stata proprio detta in patto, e vi posso dire che l'emozione provata domenica è stata un impatto molto forte quando mi è stato detto: beh, da ora inizia la preparazione olimpica, e mi hanno detto data, ora e tutto. Cioè, ti posso dire che è vero, quel giorno ho provato una sensazione un po' triste, però dico, da quella sensazione triste mi sono ritrovata domenica a una sensazione che dico, mio Dio, può essere che prima era solo un sogno, che per me era una cosa inesistente, sapete, i sogni che non si arrivano mai. Ora l'obiettivo c'è una data, c'è un'ora, c'è un luogo. E quindi l'emozione diventa sempre più forte ogni giorno di più. Puoi dirci questa data, luogo e ora? No, allora vabbè, lo guardate nel programma, no? No, comunque c'è. No, realmente vi posso dire che le uniche Paralimpiadi che sono quelle di Tokyo, già c'è tutto il programma, cioè se voi andate su internet c'è già tutto il programma. Quindi si sa. Io quando intervistai Anna iniziai con scrivere che forse le parole che avrei messo non avrebbero dato la stessa sensazione, le stesse emozioni che piuttosto parole dette da lei stessa. E questo oggi credo che le ha dimostrate. Quindi un applauso a tutti quanti. Mister, è arrivata anche un'altra componente della squadra. Al momento, lo so, e io te l'ho detto, quando puoi, anche perché credo che abbiamo finito, se Don Giovanni vuole salire a dire qualche altra cosa, lui,
Ricordo sempre che all'entrata c'è il sorteggio di 3 euro con di due gioielli offerti da Alessia Teoclè e Paolo Neri. Il ricavato andrà alla chiesa di Rocuti. Credo che siamo ormai agli sgoccioli. Abbiamo iniziato anche un pochettino in ritardo, però. Il mio vuole essere un ringraziamento a tutti quanti. Veramente, fatevi voi un bel applauso, l'applauso più bello. Quando si lavora insieme si lavora bene, io sono d'accordo per questo. Qualsiasi sport che facciamo ci vuole la comunione, lo stare assieme. Ci sono i momenti no, però insieme si cade e insieme ci si rialza per raggiungere l'obiettivo. Grazie a tutti, io ringrazio, visto che c'è presente, il signor Paolo Neri e Alessia Teoclè per questi due gioielli che hanno voluto offrire alla comunità. Infatti ricavato tutto ciò che verrà speso verrà donato alla comunità. Quindi il sorteggio ve lo faremo in pizzeria e se vincete voi vi sarà detto sarete già sarete telefonati, quindi sarete messi al corrente di tutto, scusate. Va bene, grazie a tutti, buona serata e buon proseguimento. Concludo con ringraziarvi a tutti voi presenti, ringrazio il basket in carrozzina Reggio Calabria che da Reggio si è partita. Nonostante tutte le difficoltà che la strada, anzi adesso vi auguro un buon rientro a tutti quanti. Mister Davide Oliveri, buon allenamento, in bocca al lupo per la partita di domenica. Antonio Cormaggi, in bocca al lupo per la partita di domani. Il presidente della Valle Region, in bocca al lupo anche a voi per la partita di domenica, ci vedremo. Mister Antonio Cugliandro, in bocca al lupo per tutto. E Anna Barbara, un grazie infinite per essere qui presente. E niente, una buona serata a tutti.